Cheap. Questo è come si presentava il mio set durante il consiglio dei genitori. È stata la prima volta che ho usato sia le luci sia il green screen nuovo. Questo qua. Ed è andata bene, nel senso che ha retto fino a quest'ora, mascherando tutti i cambi di luce e cose del genere. Cavallo. Era sempre giorno. Ok, ho appena finito le lezioni con le seconde, ero tutto orgoglioso del mio nuovo set e quindi ho fatto fare loro un tour virtuale mostrando il green screen, il nuovo softbox e poi le luci e alla fine ho scoperto che la loro attenzione era tutta sul peluche della pimpa che avevo incrociato per sbaglio durante le inquadrature e sull'adesivo appena sopra, che proviene dallo stesso uovo di Pasqua del peluche. Al che praticamente il resto della lezione l'abbiamo fatta con i cartoni animati della pimpa alle spalle. E a un certo punto si sono anche messi a cantare in chat la canzone della sigla della pimpa. Dopodiché abbiamo tentato di cantarla davvero con risultati che si possono immaginare. Ok, proviamo l'effetto streaming dal futuro, poco prima di andare in onda con le seconde. Questo è quello che vedranno, ispirato alla pubblicità Telefunken degli anni 80. Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci. Ma noi siamo scienza e non fantascienza. E questo è il set reale. Ovviamente solo un green screen con un paio di occhialini su cui ho incollato dei cartoncini più o meno dello stesso colore. Speriamo che funzioni. Questo è l'altro effetto che ho preparato in questi giorni, il Nexus 5 puntato verso la mia schiena in maniera tale da avere la doppia inquadratura, così posso dialogare con me stesso e dire cose tipo: ehi, ciao Fulvio, come va? Tutto bene? Perché ripeti quello che dico io? Vuoi forse delle grane? E cose di questo tipo, che rende il tutto molto affascinante. La lezione di oggi è stata ambientata sul Millennium Falcon, che in via del tutto eccezionale sorvola la Terra. Oggi c'è stata l'ultima lezione dell'anno con le classi prime. E per l'occasione ho voluto fare loro un piccolo scherzo. A un certo punto, mentre facevo l'appello, è arrivata una richiesta di accesso su Meet da un utente sconosciuto, che poi si è rivelato essere Mr. Genma, e loro si sono preoccupati perché c'era qualcuno di nuovo. Allora ho detto loro di controllare e alla fine hanno scoperto chi era e hanno anche chattato con lui. Io
Ho risposto alla chat usando il computer alle mie spalle, quello che sta dietro al green screen, che posso controllare in remoto tramite Remina, un'applicazione per Linux. In questo modo ho potuto interpretare entrambi i personaggi e loro sono stati al gioco piuttosto volentieri. Ok, sono le 9 del mattino e tra poco inizierà la lezione speciale con i ragazzi di terza che porteranno OBS Studio e il green screen all'esame. C'è una strana atmosfera qui a Varallo. Di solito facevamo lezione a mezzogiorno e non me ne sono mai accorto. Sinceramente non è che mi piaccia tanto. Speriamo che vada tutto bene, non lo so. Ok, è l'una passata del pomeriggio e abbiamo finito adesso l'ultimo incontro su Meet con le classi terze, l'ultima lezione dell'anno. Io sono online dalle 9 di questa mattina e a differenza di quello che speravo, il clima qui a Varallo non è un granché migliorato, anzi mi sembra che stia volgendo al peggio. Speriamo che il tempo si sistemi perché ho una brutta sensazione. Da quando ho indossato questa maglietta, mi sembra di vedere cose strane. Comunque in TV dicono che va tutto bene, quindi insomma immagino che sia così. Speriamo. Anche la realtà virtuale è un po' inquietante oggi. Abbiamo finito ora gli orali, questo è il set che avevo predisposto per mettere a loro agio i ragazzi. È un po' più informale di quello che riservavo agli incontri con i colleghi e i genitori, che è questo qua. E mi sembrava quindi adatto. Si tratta di un'inquadratura reale della mia stanza che però ho fotografato separatamente e ho inserito come background per riuscire a inquadrarlo esattamente come volevo. Così avevamo all'esame anche Ash, Misty, Homer Simpson, vari personaggi presi da film della Disney, la Pimpa, un set di Dragon Ball, Tigro, Zio Paperone, eccetera. Chissà se, nonostante l'inevitabile emozione, qualcuno dei ragazzi ha riconosciuto i loro beniamini alle mie spalle. In ogni caso, ora siamo ufficialmente in vacanza. O quasi.